sei il candidato più anziano. Qual è stata la tua decisione a 80 anni, alla vigilia degli 80? Sono stato ispirato dal mio amico Gino. Mi ha Sì. detto: Giancarlo, mio figlio si vuol presentare come sindaco. Sì, che cosa? Il suo protettore, presentati e guardagli le spalle. Infatti, io sono capolista e bodyguard, come il Capolista famoso. di quale lista? La lista del centro, proprio di Carlo. Carlo Sindaco che c'è una propria lista. E ho letto anche che ci sono le altre liste che lo appoggiano. 5 Stelle ed altre liste, tutte proiettate sul candidato Carlo Bonanno. Carlo Bonanno è stato mio praticante procuratore insieme a Michele, lo ha voluto Gino, ma non ce n'era bisogno, era già ferrato in diritto amministrativo. Però da me ha preso il civile e che cosa? E la procedura civile, che non era del suo DNA, lo ha preso da me. Mi ricorda sempre Carlo che da me ha preso l'indebito arricchimento come nozione con la prescrizione decennale. Facciamo un ricordo anche di tuo padre. Ma guarda che ho letto che questa è una lista progressista riformista e io sono contento perché papà dell'86, Ah no, no, nell'86. 1886 nato, mi ha generato 59 anni, mi raccontava che lui è stato segretario politico del ministro Beneduce, che insieme a Bissolati e a Bonomi si staccarono dal Partito Socialista che poi fece la sua vita, diciamo, con Mussolini, ebbene, quindi era quindi praticamente il Partito Socialista Riformista. E tuo E allora, padre ha avuto anche un'esperienza ma, amministrativa? no, non più che altro che un'esperienza amministrativa non l'ha mai avuta, però lui ha combattuto nei bianchi e nei neri, era praticamente un massone nato, era un anticlericale e pensa, ti dico una cosa, per Piazza d'Armi Sì. stanno ancora cercando di sdemanializzarlo, ancora oggi, ma papà, Aniello Allocca, che apparteneva al partito quindi anticlericale, quindi laico, ebbene hanno sdemanializzato insieme al nonno di Gino, Gaetano Manganelli, e Carlone, praticamente il padre di Alfonso Ambrosino, hanno sdemanializzato il Campostella. Pensa un po' al Campostella, che cos'è? È quello che è più annesso all'unica struttura, quindi militare, valida che esiste a Nola, visto che è andato via il distretto militare. Abbiamo questo polo, che ha funzionato bene per tanto tempo Il ed esiste polo ancora. di Il Campo Stella, tutti quelli del Campo Stella, compreso la Paranza Stella, devono dire grazie per quell'entità a questa triade di Aniello Allocca, di Gaetano Manganelli e nonno di Gino, e quindi bisnonno di Carlo Bonauro e Carlone, il padre di Alfonso Ambrosino. un'amicizia che continua. Un'amicizia che viene dall'antico, come la mia e la tua. Sì. Spieghiamo bene. Ah, ma volevo concludere. Io dico anche all'altra parte, sono amico di Maurizio Barbato, ai giovani, anche dell'altra parte, siete voi il futuro di Nola. Voi state abbandonando la città perché non c'è lavoro. I giovani, è il vostro momento, sia dall'altra parte che dalla mia parte. Voi dovete lottare il Nola, dovete continuare il grande progetto di Tommaso Vitale che creò la città moderna, che è scritto documentalmente in che cosa? 80 anni ma non li dimostra, Grazie. hai No, ancora. 80, 79, prego, verso gli 80. E io dico a tutti, brindando con Glera, che non è una donna, è il vitigno del Prosecco, evviva il frizzante!